Buonasera, ben ritrovati alla Domenica Sportiva. Come sempre iniziamo la nostra trasmissione a suon di gol. Antonio e Ottavio li ha preparati per noi. Abbiamo scelto dei gol significativi delle nostre squadre di Serie A, Lega Pro e Serie D. Commetteremo la giornata calcistica, ma anche altre discipline, insieme al nostro Bruno Pace. Buonasera, ciao Bruno. Ciao, ben rivista. Ciao. Insieme a Walter Nerone, giornalista del Centro. Buonasera. Ciao, e anche amico di Rete 8, perché è sempre qui con la trasmissione del giovedì. Insieme. Manca solo che faccio le pulizie, poi qua ho fatto tutto. Sei super efficiente, insieme al collega Pierluigi Vasile. Poi abbiamo un allenatore di calcio a 5, Antonio Ricci. Ciao. Buonasera. Antonio. Ciao. Ben arrivato, con te parleremo del derby che c'è stato questa sera in Serie A tra Pescara e Acquasapone, ma anche di calcio, perché sappiamo che tu sei un esperto un po' di tutti gli sport. Vi ricordiamo che potete intervenire alla nostra trasmissione attraverso il profilo Facebook di Rete 8 o anche attraverso il nostro indirizzo email domenicasportiva@rete8.it. E adesso andiamo a ricapitolare cosa è successo in Serie A con i risultati e la classifica dell'ottava giornata. Chievo-Milan si sta disputando e ci dà l'aggiornamento Bruno Pace. Sì, 2-0, già... 2-0 per il Milan, dopo che io ho visto la prima mezz'ora, il Chievo stava dominando il Milan sul piano del ritmo, sul piano del pressing, proprio sembrava dovesse sfondare da un momento all'altro. Invece poi, venendo in macchina da casa qui, 1-0 e 2-0, e adesso... E il Milan che vince 2-0. Gol di Kučka e Niang. Fiorentina-Atalanta 0-0, Genoa-Empoli 0-0, Inter-Cagliari 1-2, Juventus-Udinese 2-1, Lazio-Bologna 1-1, Napoli-Roma 1-3, Palermo-Torino il posticipo di domani sera alle 20:45, Pescara-Sampdoria 1-1, Sassuolo-Crotone 2-1. La classifica. Juventus 21, Roma 16, Napoli, Lazio 14, Chievo, Milan, Cagliari 13, Genoa, Sassuolo 12, Torino, Inter, Bologna 11, Atalanta 10, Fiorentina 9, Sampdoria 8, Pescara Udinese 7, Palermo 6, Empoli 5, Crotone 1. E dai numeri dei risultati e della classifica passiamo ai numeri del pagellone di Bruno Pace. Mia madre diceva: come andare? Ma un solo 5, bravo, tutti 3 e 4 erano, poi per me comunque. Giardo, sia più sincero con il pagellone che fai per noi. Sì, sono sincero, sono sincero in questo caso. Vai Bruno! Vai, niente, io dunque, sei in mezzo anche grasso, tondo. Non è una partita da passare alla storia sul punto di vista tattico, perché
c'erano occasioni da una parte e dall'altra. All'inizio le squadre erano tutte e due molto impaurite, tese e così, poi si sono sciolte la ruota libera e quindi però ho visto un gruppo, un'unità di gruppo, e veramente questa squadra in 10 soprattutto si è compattata. E tutti stretti, tutti uniti, non hanno permesso a una Sampdoria, che però è un po' giù di tono anche lei, con un punto più del nostro eccetera, di segnare. Sono andato via con la macchina anche lì un po' prima per evitare il flusso dell'uscita e mi hanno detto che ci sono state 3 o 4 occasioni, sì, alla traversa di Torreira, e un altro Brugman ha salvato sulla linea, poi questo l'ho visto in televisione, ovviamente l'ho letto, però il Pescara l'ho visto bene. Ho visto per esempio Aquilani nel secondo tempo in crescita, e sono elementi che ci vogliono. Ho visto anche Brugman abbastanza padrone del suo ruolo, e insomma spesso il risultato, abbiamo preso un punto, non è granché, ma il risultato condiziona anche il giudizio, quindi sono contento di questo punto che è stato preso in un momento difficile, quindi vedo che insomma la squadra sta un po' migliorando da lontano, si avverte così un miglioramento. E andiamo invece al miglior biancazzurro. Miglior biancazzurro? Ugo Campagnaro. Io guarda, anche lì c'è il cartellone, a un certo punto, perché da dove ero io era difficile vedere chi aveva fatto il gol del 1-0, 0-1. E quindi poi ho visto Campagnaro e Campagnaro, ho detto ma hanno sbagliato a scrivere, perché sul tabellone invece aveva fatto un'autorete Campagnaro, è andato a fare di testa, ma d'altra parte noi per di testa sembrava, ecco, l'avesse fatto Barreto, sì, Barreto sembrava, però Campagnaro ecco, uno dei nostri problemi è che difficilmente facciamo un gol su punizione, e che è importante, è un gol sui calci d'angolo, ecco, giusto Campagnaro perché ha una buona elevazione, una grande esperienza. E andiamo invece alla Serie A. Tu hai premiato come migliore squadra di questo turno, ovviamente fatta eccezione per avevamo detto inizialmente fatta eccezione per Chievo e Milan, perché stanno disputando, invece tu hai voluto premiare proprio il Chievo. E sta perdendo 2-0. Fino al 45esimo aveva ragione. E fino al 45esimo. Diciamo ragione. Che questo voto è stato messo prima, insomma, sì, prima dei due gol, come stavi dicendo prima. Te l'ho prima detto prima gol, di Chievo. Sì. Ma a parte il risultato, il Chievo è una squadra, l'approccio, secondo me, che ha capito la Serie A qual è, non fa divertire, perché non è che giochi benissimo nel senso, insomma, del giocare bene di una squadra, però è una squadra che sa quello che vuole, blocca tutto, ferma tutto e poi trova il golletto una volta ogni tanto, e ha 13 punti, adesso oggi sta perdendo, ma è una squadra che da 20 anni in Serie A è una squadra che è retrocessa una decina d'anni fa, e di solito quando uno retrocede, questo insomma è una cittadina, un paesino, eccetera, è risalita subito in A nello stesso anno successivo, quindi questo vuol dire che è una squadra che ha le fondamenta e insomma molto forti, e quindi il Chievo nonostante stia perdendo col Milan. E poi c'è il miglior giocatore della Serie A secondo Bruno Pace. Non è il miglior per questa domenica. Per questa domenica. È un po' perché è un ragazzo per bene, serio, simpatico. Insomma, da anni fa ha avuto qualche problema fisico, perché altrimenti questo sarebbe andato molto più avanti. Però è Federico Melchiorri, che è già la seconda domenica che segna, perché è anche la seconda domenica che gioca, perché prima giocavano altri al posto suo. È una persona per bene, un ragazzo in gamba, mi sta simpatico ed è anche molto bravo, insomma. Uh-huh. Federico Melchiorri, 8. È d'accordo con questi voti Walter Nerone? Soprattutto sì, per il Pescara. Sul Pescara è difficile questa settimana essere in disaccordo. Come si dice, ha fatto tutto Campagnaro, come diceva lui, nel bene e nel male. A dire il vero, io Campagnaro ultimamente non lo vedo più così decisivo, importante come l'anno scorso. Il salto di categoria anche per lui sta facendo qualcosa. Sì, sul Chievo soprattutto sono d'accordo, è una squadraccia dal punto di vista estetico, però è una, diciamo, una squadra di grande tradizione, una società seria che lavora
come si dice, tenendo sempre i piedi per terra, che sa far quadrare quello che a molte società, come per esempio al Pescara, è molto complicato far quadrare, cioè le esigenze di bilancio con le necessità tecniche. Maran penso che non vincerà mai la panchina d'oro, però è un allenatore che secondo me tantissime società vorrebbero avere, perché è un investimento sicuro, come si dice, investi nei bot, nei titoli di Stato, poco ma li pigli, con qualche altro allenatore al posto suo non lo so. Perché lui è un grande allenatore, però l'abbiamo accennato l'altra volta, non è che ha vinto il premio della bellezza, non è un personaggio, ma è un grande allenatore. Ecco, no, ma infatti dico non vincerà la panchina d'oro perché di solito lo danno a chi vince in Serie A. Ma da lottare per le zone intermedie in giù o vincere anche la B eccetera, Maran io credo che io lo piglierei comunque. Dopodiché, per esempio, su una piazza come Pescara, alla terza giornata rischierebbe la contestazione, se no, perché non diverte, diciamocelo chiaro, non diverte a meno che uno non abbia la capacità di apprezzare le difficoltà tattiche e tecniche che ha portato il gioco non diverte molto, e anche Zeman, qui sono i colpevoli responsabili al netto dei giocatori anche che ha, e anche Oddo che l'hanno scorso, e Oddo si sta finendo di complicare la situazione. Antonio Ricci, anche tu avresti messo gli stessi voti o dissenti? Sì, due piccole cose. Io magari sul Pescara la vedo in maniera un po' più fredda, no? Nel senso, ormai sono un pescarese adottato, ormai sto qui da tanto tempo e quindi presto molta attenzione, mi piace molto. Se il Pescara vince, anche se non sono tifoso, però mi leggo ad una cosa che probabilmente da freddo vederla da un punto di vista un po' più freddo mi aiuta. Secondo me il Pescara sta facendo benissimo, esprime un gioco esteticamente bello, cosa differentemente magari da Maran, che è un tatticismo più pragmatico estremista, però non è neanche facile, nel senso, oltre a giocare bene, perché è piacevole vedere il Pescara da chi non la vive da tifoso e basta, secondo me sta facendo anche dei risultati importanti, nel senso, è uscita fuori dalla partita dopo il rigore sbagliato con la Lazio, ma comunque è sempre stata in partita. Probabilmente c'è un po' di mancanza di fisicità nella squadra, perché sì, nei secondi tempi comunque va in difficoltà un pochino, nelle palle ferme, come dite voi, naturalmente la fisicità, certo, no, ma quella poi è nella composizione della rosa. Però credo che sia la società, un po' io stimo da morire Oddo, sinceramente, riesce a mantenere la piazza di voi giornalisti in una maniera splendida. Ieri ha fatto un'intervista di quelle bellissime, esprimeva tranquillità, no, era, secondo, era contento, serenità, come tutti noi, che aveva fatto questo punto, perché in 10, in una situazione del genere, insomma. Anche se magari, sai, la classifica potrebbe, ma non dà ansia all'ambiente e anche al mondo delle... Sa mantenere molto bene questi rapporti. Ho sentito quello che ha detto su Caprari, su quella frase che gli ha detto quando è finita la partita. Quindi, sai, da allenatore ti dico che ha tante belle cose e spero che, insomma, poi anche i punti arriveranno. È intelligente e furbo, sa come muove, conosce la piazza, sa come deve dire a Caprari. Caprari ci crede o fa finta di crederci, però Bruno, tu in campo ci sei stato qualche settimana, no? Voglio dire, i rigori li sbaglia solo chi li tira. Ieri ha sbagliato Caprari, ma fra giovedì, lo dicevamo prima, fra giovedì e ieri Agüero ne ha sbagliati due decisivi, uno per la nazionale e uno per il Manchester City. Allora voglio dire, che fa? Fuciliamo, lo mettiamo fuori, non gioca più. Però mi sembrava i rigori importanti li sbagliano i giocatori importanti. Mi sembrava, come si chiama quello calvo della Juventus con la Inghilterra?
Zaza. Lui è andato, andato alla rincorsa verso è andato a cercare la precisione e non ha trovato né forza né precisione ancora dove tirare mentre andava lì. L'impressione che ho avuto, e l'ho detto prima che lui tirasse, però insomma, però, purtroppo le tensioni sono tante quando stai lì. Rigore sbagliato anche da Memusciai contro la Lazio, sono due casi. Sono errori che costano, perché Memusciai lo sbagliò sullo 0-0. Sullo 0-0, sì. E quindi può cambiare. Quello di partita. Memusciai poteva cambiare la storia della partita. E questa pure, di ieri sera in qualche modo poteva metterlo su un altro binario, anche se onestamente, insomma, sì. Ieri sera il Pescara per la prima volta ha vissuto la realtà dell'uomo in meno dalla parte dalla parte, diciamo, sbagliata, sì. e in qualche modo diciamo, questo spiega anche l'atteggiamento di Oddo, la reazione alla fine della partita, eccetera. Però quella di ieri sera era una partita, secondo me, giocata. Prima non prendiamole da parte di tutte e due. Tatticamente si sono i tre episodi decisivi. Vediamoli, aspetta, Walter. Tre calci da fermo. Ci sono state tantissime occasioni. Sì, capovolgimenti di fronte con te. Però alla fine la partita, tre calci da fermo, diciamo, restano alla storia. Riveriamo gli highlights di Pescara Sampdoria e poi li commentiamo insieme. Massimo Profeta. Sul piano tattico, a parità di uomini, l'obiettivo della Samp è fare la partita nella metà campo del Pescara, che rispetto ad altre sfide gioca più d'attesa, ma quando riparte si rivela assai pericoloso. Quindi gli episodi, le espulsioni di coda, il rigore fallito da Caprari ed un secondo tempo in cui lo spartito cambia inevitabilmente, sebbene in 10 i biancazzurri si compattano nelle difficoltà, salvo poi tremare col rischio di crollare nei minuti di recupero. Traversa di Torreira e salvataggio di Brugman. A conti fatti, insomma, un pareggio molto utile. Oddo e Giampaolo. Più di quello non potevamo fare. Sono contento perché oggi ho ritrovato il gruppo, ho ritrovato la squadra che sotto di un uomo ha retto molto bene, rischiando ovviamente qualcosino, ma ci sta. Ha provato anche a vincerla, ma sono contento così, questa è la strada giusta. Noi probabilmente avremmo dovuto concretizzare meglio la superiorità numerica, perché abbiamo ruminato, ma finalizzato poco, abbiamo attaccato poco la porta. E quando siamo arrivati sulla linea di fondo e nel palleggio, credo che il risultato di parità alla fine possa essere giusto. La partita, giornata davvero speciale per il 19enne Davide Vitturini al debutto assoluto in Serie A e su alla fascia destra per le assenze di Crescenzi e Zampano nel cuore della difesa, Coda e non Fornasier al fianco di Campagnaro. A metà campo Scholz, importante per Aquilani, che completa il triangolo con Brugman e Cristante, preferito a Memusciai, soprattutto al rientro dopo due esplosioni consecutive. Davanti, prima da titolare per Baebek, riferimento centrale con licenza di svariare. Benali e Caprari alle spalle del francese. Nella Samp una ma sostanziale novità nel 4-3-1-2 di partenza. In attacco maglia da titolare al croato Ante Budimir in tandem con Quagliarella. Sulla tre quarti l'argentino ex Inter Ricky Alvarez. Dopo 9 minuti un'ottima opportunità. Corner di Aquilani. Buyback lasciato libero. Stacca di testa. Centrale Viviano blocca. Versetto opposto. Minuto 12. Punizione laterale. Calcia molto bene l'ex Torreira. Vittorino e Cristante non ci arrivano. Campagnaro devia di testa alle spalle di Bizarri. Non corretta la postura del difensore argentino. Il gelo sull'Adriatico, ospiti in vantaggio. Subito dopo però occasione per il pari, Benali. La difesa respinge, si coordina Caprari, grande reattività di Viviano. Preludio al pareggio, 22esimo. Corner di Aquilani, svetta Campagnaro, rete, 1-1. Primo gol in biancazzurro per il 36enne calciatore sudamericano, blu cerchiato dal 2007 al 2009. La Samp mantiene la difesa alta e viene bucata dal preciso suggerimento di Vitturini. Scatto di Caprari affrontato da Silvestre, destro poderoso neutralizzato da Viviano, che si ripete al 26esimo sul missile scagliato da Benali. Che parata! Match davvero vincente. Budimir di fisico ruba il tempo a Vitturini, salta Campagnaro e conclude questa volta con un buon sinistro frustrato da Bizarri. Pescara arruffò allo
scadere disimpegno horror, evidente però l'infrazione subita da Bizzarri ad opera di Budimir, falciato da coda, irruente e scomposto il centrale biancazzurro, altro ex della partita, scatta così il secondo giallo, Pescara in 10, sulla punizione completamente dimenticato Quagliarella, prodezza di Bizzarri. Ripresa Fornasier per Benali, ripristinata la difesa 4, a fondo di Baybeck, in ritardo Sala, soprattutto ingenuo il difensore blu cerchiato, calcio di rigore sul dischetto, Gianluca Caprari, Viviano respinge e l'attaccante invece della Tapin di testa tenta un improbabile stop, secondo penalty stagionale fallito dal Pescara. Nella Samp Bruno Fernandes sostituisce Alvarez, Vitturini rilevato all'ottavo da Zuparic, Fornasier terzino destro, 17esimo, cross di Sala, brivido Bizzarri, Campagnaro salva sulla linea, Pepe rimpiazza lo stremato Baybeck, Caprari riferimento centrale, in fase difensiva 4-4-1 con Cristante esterno, la Samp ci prova con Silvestre da fuori, plastico l'estremo biancazzurro soprattutto per i fotografi, dall'altra parte Caprari, controllo e fandente, super Viviano sventa, finale da inferno, sponda di Linetti e traversa di Torreira, poi tiro del neoentrato Pratt, Brugman scongiura il peggio, come un gol fatto, finisce così 1-1 tra rimpianti e spaventi, senza dubbio un punto prezioso. Bene, intanto il Chievo accorcia le distanze sul Milan, 2-1, ci sono le prime email dei tifosi, c'è Giovanni che difende Caprari, tutti a dargli addosso, ma qualcuno lo sa che il giocatore ha... che è il giocatore che ha subito più falli del Pescara. Chi è che gli ha dato addosso? Nessuno, anzi. Beh, per il fatto che sbaglia il rigore. Ma siete voi giornalisti che date addosso, se uno sbaglia i rigori mettono 4. No, guarda, pure ieri, se ha giocato ieri bene. Ieri sera la tribuna a un certo punto ha mugugnato su un palleggio di Caprari, sulla, era vicino alla panchina e Oddo si è pure girato verso gli spalti. Perché fa uno sbaglia il rigore, quello è un gesto tecnico limitato a quel tiro, ma se uno, Caprari allora ha anche fatto due tiri, semmai lì poteva piazzarli meglio davanti alla porta. Infatti, forse però è andato via dall'uomo e vuoi criticare no. Se critichi Caprari qua gli altri allora è meglio che chiudiamo via. Domanda per Walter Nerone da Biagio, mi fa arrabbiare che bastavano pochi ritocchi per rendere questa squadra più competitiva, è d'accordo? Deve dire quali ritocchi. Io sono abbastanza d'accordo, però secondo me insomma, la società si è commesso un errore, dal mio punto di vista, ha commesso l'errore di non dire chiaramente in che condizione ha fatto il mercato. Adesso non è che qua ci dobbiamo mettere a rifare la storia del calcio pescarese, ma questa società ha autonomia molto limitata sul mercato perché ha ancora, diciamo, da curare i conti. E io credo che nelle condizioni date non ci fossero grandi margini, dopodiché a mio modesto parere 3 milioni invece di spendere per un terzino, faccio un nome che non ho mai fatto, Zárate la Fiorentina l'ha pagato 2 milioni e qualcosa, ammesso che Zárate potesse essere il giocatore giusto per il Pescara e che Pescara lo volesse, però ecco il senno di poi, quelli erano i soldi. Io avrei fatto una rosa un pochettino più striminzita con un paio di innesti, diciamo, di altro tipo. Non avrei inseguito né Aquilani né Pepe, per dirla tutta, ma non ci illudiamo, no? Cioè, il Pescara non era in condizione di fare un mercato importante come l'ha fatto il Cagliari. No, e poi perché adesso tutti pensano al Cagliari, no? Che ha preso Boriello, ha preso Padrino. Già l'anno scorso ha preso l'uomo lì, Bruno Alves, là, come si chiama? Ne ha presi quattro, vabbè, diciamo, di categoria con Laudata. Isla, ne ha preso uno per reparto, diciamo, di alto livello, Isla, Padoin e Boriello. In più, in un contesto dove... c'erano da investire 20 milioni, il Pescara 20 anche milioni. Bruno Alves, nazionale portoghese quella. Infatti, perciò dico, guardare a quelle cose là. No, per me è sottovalutato il fatto che avevamo uno che aveva fatto 30 gol.
quello un po' appena appena è la cosa. Questo ragazzo qua francese a me piace, perché lui è un po' determinante secondo me, lo abbiamo visto un attimo, perché sì, con l'Inter ha fatto il golletto, poi per poco non ne ha fatto un altro, ricordi, con la punta non è arrivato, ieri ha preso un rigore, cioè voglio dire che magari c'era o non c'era, non so come c'era, ma io ero lontano, so. Però capito, può, almeno può esserci utile per una posizione lì. Sì, però bisognava, cioè, se per fare una squadra diversa, e secondo me si poteva, bisognava fare dei sacrifici importanti. Io credo che il vero problema in una piazza come Pescara è che quando vince un campionato, la piazza stessa condiziona visibilmente la società e il tecnico. Oddo è abbastanza intelligente per non cadere in alcune trappole, però anche lui, avendo, diciamo così, avendo chiare le idee sui parametri sui quali si muoveva la società, prima ha pensato al sicuro, quindi ha fatto trapelare che voleva almeno la conferma dei del migliori. Blocco, ecco, io col senno di poi dico 4 milioni per Verre, che è un mio pupillo, se posso permettermi, 3 milioni per Biraghi, che poi è qui nell'ambito di un'operazione particolare, con l'Inter dare avere, eccetera, eccetera. Ecco, 7 milioni ci compro il Boriello e il Padoin, diciamo, che fa il caso mio, però questo lo stiamo dicendo adesso e vorrei vedere perché io quanti pescaresi alla notizia di Verre parte, Zampano parte, la Padula parte, quanti pescaresi non andavano. Già a me dicevano, mister, io dicevo non sono più mister, oppure a Bru, eccetera, e questo poi si vede tutti quanti, questo era il discorso. Sentiamo chi è ancora mister, Antonio Ricci. No, dico che probabilmente lui ha cercato di, secondo me, nella composizione della squadra, ha cercato di mantenere quella rosa per continuare a mantenere quel forte entusiasmo, per trasmetterlo ancora dentro l'interno dello spogliatoio. Ma è un campionato diverso. È un campionato diverso, cercando di mettere dei pezzi comunque d'esperienza. Ora io, sinceramente, non so se potranno essere giusti gli Aquilani e i Pepe, ma quelle erano le figure dei giocatori da mettere dentro, sì, mantenere un Campagnaro che comunque c'è l'esperienza, avere un portiere come Bizzarri che comunque dà quella tranquillità. Sì. Poi certo che la partita di ieri ti vengono a mancare, perché poi l'espulsione è un po' di responsabilità probabilmente è proprio del portiere. E allora poi magari si pretende anche tanto a chi, come dicevamo prima, magari i mezzi sono un po' più limitati, le esperienze in un campionato però diverso. Però questi due signori ragazzi di cui hai detto tu, è un mese e mezzo che sono qua, ancora, adesso comincia a essere utilizzabile, perché sono arrivati e un pochino in Serie A un mese e mezzo non lo puoi regalare, non lo puoi regalare un mese e mezzo agli avversari. Di figure magari non so. Pepe ha fatto 10 minuti ieri, se no non ha giocato mai. A me mi riesce bene spesso di fare l'antipatico, no? Adesso lo faccio un attimo solo, se possibile. No, ma ci riesci? Ci riesco senza fatica, sì. Se non avessimo i 3 punti del giudice sportivo, sì, non me lo dico. I ragionamenti della piazza, di parte della piazza, anche rispetto al gioco, secondo me già comincerebbero a cambiare un po'. E questo teniamolo bene in mente, perché la realtà tecnica è quella dei 4 punti, la realtà della classifica è altra. A noi ci fa piacere, quei 3 punti li difenderemo con le unghie e con i denti, però la realtà tecnica è quell'altra. Ed è quella dei 4 punti grazie anche a un tecnico che l'anno scorso, diciamo, ha dominato il campionato e quest'anno sta facendo, secondo me, quello che pochi altri con questo organico riuscirebbero a fare. Dove arriveremo non lo so. Ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria. E torniamo alla domenica sportiva. Birsa ha accorciato le distanze per il Chievo, mancano 5 minuti alla fine di questa partita. Intanto c'è un telespettatore che ci segnala, Enrico, dice che alla Padula nessuno passa i palloni, quando tornerà Bacca invece tutti quanti si inchineranno a lui. Fratello della Padula questo. Questo. No, perché che c'è? Si chiama Enrico, è condivisibile. Ma se la Padula è bravo la Padula, ma si smarca per ricevere parola, i giocatori gliela danno, insomma, evidentemente anche lui non sta non prendendo. Non è che lo cercano ossessivamente, però nel primo tempo mi sembrava discretamente inserito, anzi
nell'azione del gol è stato importante perché la sua pressione ha fatto un paio dopodiché di è anche vero che in campo spesso si cercano i riferimenti abituali, sicuri. La Padula, diciamo, rispetto ai compagni deve ancora, insomma, un pochino guardare. No, ma c'è neanche che non passa una palla, gioca per conto suo e quindi già Bonaventura che te lo viene a portare con l'autobus. Cioè lui isolato lì stava attaccando sempre il Chievo, è chiaro che lui isolato davanti lì non riceveva molti palloni, insomma, penso io da quello che ho visto. Poi andiamo alla pagina Facebook di Rete 8 Sport. No, ok, abbiamo niente, un rallentamento tecnico con la pagina Facebook, quindi la vedremo tra poco. E invece vediamo cosa si scrivono allora via email i nostri telespettatori. C'è Luca da Bologna che fa una riflessione: non vorrei che Mister Oddo stia pagando il salto di categoria, perché le sconfitte o le mancate vittorie sono arrivate sempre nel secondo tempo, quando ci sono i cambi tattici degli avversari. Sentiamo Antonio Ricci. No, io ripeto, almeno per quello che vedo io è più un problema di, ripeto, di fisicità, di struttura, di resistenza organica. Oddo non sta fermo un secondo in panchina e non cambia questo atteggiamento né nel primo e né nel secondo tempo. E nei cambi, prima dicevamo, quando ha incontrato la Lazio, per esempio, la Lazio ha temuto il gioco e l'organizzazione del Pescara, perché è stata soltanto in quell'occasione con la Juve a giocare 5 in difesa. E poi è stato un caso, il rigore sbagliato e la partita ha cambiato verso, ma non credo che Oddo abbia questi limiti. Andiamo sul profilo Facebook di Rete 8 Sport, Walter Colangeli. Ciao Walter, scusate, ma è possibile che Pettinari non viene preso in considerazione da Oddo? Tanto scarso è, e poi i giocatori del Pescara in allenamento provano a battere i rigori? E su questa domanda sì, provano. Beh, l'anno scorso che Bemusciai li ha messo praticamente tutti dentro, io ho stito a questa domanda, sì. Non ce la facevamo, insomma. Dai. Comunque in settimana lo stesso Caprari ha centrato il rigore più volte durante gli allenamenti, questo ci è stato detto ieri, quindi lo possiamo dire con sicurezza. Sentiamo invece su Pettinari, Walter, vuoi rispondere tu? Ma Pettinari, allora diciamo la verità vera, Pettinari è arrivato qua a fine mercato perché la Roma ha bisogno di dargli una chance di farsi vedere, e quindi il Pescara se l'è preso anche perché in organico aveva posto. Quindi non era una prima scelta del Pescara, con tutto il rispetto per il ragazzo, che insomma tutto sommato per l'età che ha e per le occasioni che ha avuto non è che sia da disprezzare. Certo è che secondo me Oddo fino all'ultimo giorno di mercato pensava che potesse essere ricollocato, lo dicevamo tutti, e magari non ci ha investito più di tanto. Se lo porta in panchina prima o poi secondo me gli darà la chance e poi toccherà al ragazzo farsi valere. Ma adesso per favore non aggrappiamoci a Pettinare, insomma, perché non facciamo un buon servizio né al Pescara né alla, diciamo, alla nostra sagacia calcistica. Non è il mancato uso di Pettinare il problema del Pescara. Signor Bruno Pace, scrive Luca da Giulianova, lei pensa che senza un vero bomber ci salveremo? E poi un saluto a me noi in studio, grazie Luca per le tue belle parole che aggiungere me. Vogliamo sapere quello? No, dai, detto. Ma come sei curioso? Vabbè, dai. Vai, allora, senza vabbè, un vero grazie bomber. Del signore, comunque signore. Com'è la domanda? Senza un vero bomber pensa che ci salveremo? No. Ma il bomber non ce l'abbiamo, ha ragione Massimo Oddo quando dice questi abbiamo adesso e questi dobbiamo, con questi dobbiamo giocare. Quindi si vedrà a gennaio se ci sarà, speriamo di arrivare in tempo. Però io ho fiducia in questo ragazzo di colore, Bibek, eccetera, perché adesso è fuori condizione, l'ho visto dopo un'ora appesantito, eccetera. Però è un ragazzo che sa giocare la palla, sa essere al momento giusto, nel punto giusto. Mi sembra uno che fino adesso, pur giocando in tutto un'ora, mezz'ora l'altra volta, mezz'ora adesso, però ha fatto vedere, ha dato dei
dei segnali di qualità in un certo senso, in un certo modo. Certo, ecco. È più esterno che punta. È più esterno, ma lui l'ho visto centrale a fare queste cose. Ricordo sì, sì, no, però ha fatto buone cose con anche lei. Con l'Inter l'ha fatto centrale, cioè venendo lui parte esterno sì. nella scaletta degli acquisti, però può giocare anche centrale, insomma. E quindi ci possiamo salvare. Il punto di ieri è fondamentale per questo, però bisognerebbe che questa squadra, secondo me, anche se è un problema di odd, non mi permetterei mai, si togliesse di testa un po' come di questa grande bellezza che c'è in giro. C'è la bellezza, ma per esempio io sento criticare Cristante. Cristante è, dice non è adatto al tipo di gioco di odd. No, Cristante è adatto al tipo di gioco di una squadra come il Pescara che si deve salvare, perché uno è l'unico che fa legna, è l'unico che mena. Ce ne vorrebbe un altro di Cristante, magari a scapito di una mezza punta. Bravo. Ecco, allora uno può fare, non ma è che voglio fare io l'allenatore, magari Otto si starà ridendo, Massimo pure sei un amico mio. Ma però vogliamo vedere il profilo di Facebook, Rete 8 Sport su Facebook. Pensavo il profilo mio. Ecco qui. Il tuo profilo lo vediamo sempre. E ci piace molto. Allora, grazie Santino per averci scritto. Prima della domanda vorrei segnalare una piacevole sorpresa ieri allo stadio. Sono stati intonati in cori di una volta, emozionante, i cori del periodo del Pescara, quando il Pescara indossava la maglia graficamente più bella, che ci fa vedere Santino. La domanda, peccato per il rigore fallito, ma è stato un pareggio buono. Pescara anche in 10 ha saputo attaccare, ha saputo difendere, molto equilibrio tattico ed in Serie A va benone. Pace a Nerone, siete d'accordo su questa disamina, anche su questa maglia? Sì, io sì. Infatti, sulla maglia sicuramente. Era la più bella? Beh, quella è, diciamo che la per motivi classica, affettivi, insomma, è la maglia storica delle grandi imprese degli anni 70. No, anche 60. Io nel 60 ho giocato qua un anno, una partita. E avevi già quella maglia? Vabbè, maglia non proprio quella, ma bianco ce l'è, bianca quella azzurra. Tu avevi ancora quelle le righe classiche. Sì, le righe classiche. Abbastanza sottili. Questa invece è metà anni 70, fine anni 70. Sì, questa è quella famosa delle partite storiche. Quello no? Di Raccuglia, Nicola Raccuglia. Nicola Raccuglia, sì, è Ner. Insomma, questa è. Poi è stata riutilizzata anche diverse volte anche negli anni 80. Antonio, qualcuno qui si lamenta di coda, scrivono email, Piero e anche Marco sulla stessa linea, che coda finora quando ha giocato non ha mai brillato, sei d'accordo? Qualcosa, un pochino sì, un po' più in difficoltà, però ieri vedi poi prima ammonizione giustissima e seconda giustissima. Forse poteva temporeggiare, poteva comunque avere un atteggiamento diverso su quella situazione di gioco. Però quasi quasi non è, come ho detto pure prima, non è lui il colpevole di quella però situazione. Però noi avremmo qualche punto in più col Napoli, sì. C'è stata quella saponata lì del piede, sì. E lì in Serie A. Non lo può, è arrivato certo. Mertens, Milan, ha fatto 3. Gol, là vincevamo 2-0. Sì, sì, assolutamente. Ecco, ci aggiorna Walter Nerone sul posticipo. 3-1, autorete di Dainelli. Però io su coda una cosa, cioè dire. Il famoso 25esimo posto nella lista, il signor Fortuna ce lo potevamo mettere per farlo giocare in coppia con coda, perché sto ragazzo per la miseria, da quando è venuto qua non gliene va bene una, dopodiché secondo me investire su di lui, con tutto il rispetto, stiamo parlando di calcio professionistico, quindi la persona la rispettiamo, ma sì. Col giocatore dobbiamo essere cinici. Allora, investire su di lui forse è stato un azzardo, investire nuovamente su di lui è stato un azzardo. Dopodiché lui è un ragazzo serio, si impegna e come dicevo io, in questa cavolo di lista il signor Fortuna non ce l'ha, che gli gioca in coppia. Non gliene va bene uno. Ma è venuto insomma. Anche che non stava tanto bene, non giocava, sì, da, sì, sì, no, non ma giocava infatti, da tanto tempo. Fa parte di quella covata di rieducazione che abbiamo... Ma non fai in tempo ad educare perché ti passano sopra. Comunque fisicamente era quello che poteva contrastare meglio Budi ieri coda. E invece cosa dire di Aquilani? Alcuni telespettatori scrivono anche su di lui.
Aquilani sta migliorando, non è l'Aquilani che uno si aspetta perché il nome, la personalità, però è già uno che io nel secondo tempo sta migliorando e ci conterei, anche se da mezzala lui non ha la corsa, dicevamo prima, della mezzala, lui è un centrale, anche lui. Non insomma, ha la gamba di ferro. Però insomma sta migliorando e si vede proprio. Sandro chiede a Walter Nerone se vede analogie tra il Pescara attuale e quello dell'ultima retrocessione dalla Serie A. No, questa è molto più squadra, direi che tecnicamente è anche superiore. Quello aveva due o tre uomini, insomma ce lo ricordiamo tutti, Weiss, Quintero, che avevano i numeri, ma erano quindi inaffidabili. Inventavano qualcosa. Il problema è che Quintero ha tirato due punizioni, ha fatto due assist in 20 partite. Dopodiché con quella famosa clausola della in caso di retrocessione ci si svincola automaticamente perché erano contratti onerosi, a metà febbraio hanno smesso di giocare quasi tutto. Quintero è sparito, Weiss si preoccupava più di comprare e da mangiare per il cane che di allenarsi. E i locali notturni? Che sì, ma forse li comprava là. E gli altri li lasciamo perdere, insomma. Bjarnason, il vero Bjarnason l'abbiamo visto dopo due anni e mezzo, per dire, quella è stata una stagione disgraziata. Il procuratore era Raiola. Sì, infatti. No, non esistono paragoni fra le due squadre. Due modi di fare squadre diverse. Sono arrivati diverse. Anche quei due argentini, com'è? Sì, vabbè. Caraglio. Nel salto di categoria, rifare completamente tutta la squadra come fu fatta in quell'occasione, era difficile mettere su sì, squadra. Sì, a meno che non hai 30 milioni di euro da mettere. Certo, allora farla diventare allora squadra. Come Cagliari, riprendi tre che giocano in nazionale tuttora, li metti là. Questo però mira quel punto di ieri, vedrai, mo ci mettiamo una bella vittoria e allora è un punto importante. Io ho questo presentimento, non sono mai stato troppo tenero in queste cose, ho sempre giudicato, ho provato a giudicare tecnicamente, cioè, però ieri ho visto questa squadra, è molto legata, sono tutti uniti eccetera, se crescono un po' 3-4 di questi che devono ancora crescere, sono venuti acciaccati, questo è il problema, e poco allenati, capito? Quindi sì, sono un po' di fortuna. Forse anche qualche aggiustamento, sì. Io resto del parere che Zampano e Bizzarri troppo. O Crescenzi in Serie B te li puoi permettere come esterni, diciamo, tutti che attaccano due, di più e difendono di meno. Serie A forse tre centrali e metti loro due esterni su una linea di 5, però questo vorrebbe dire però do cambiare, anche se a Genova diciamo il disegno tattico era stato provato e secondo me non era andato male. Certo un Pescara che divertirebbe un po' di meno, però magari si divertiranno di meno gli avversari, i tifosi, ci sono un po' di cosittin da rivedere. Andiamo al pennarello irriverente, la nostra rubrica curata da Nicolabano. Ecco qui Nico Labano che insomma ci mostra un Viviano gigante che appunto mette Viviano in crisi. Sì. È stata una grande prova quella del ieri, quella del portiere della Sampdoria, sì, Bruno. Ha preso un pallone a Benali e l'altro a Caprari. È un po' centrale, però ha dovuto avere dei riflessi, tiri forti eccetera, poi è uscito anche nelle uscite, è stato sempre sicuro, insomma questo è un portiere che ha sfiorato anche la convocazione in nazionale, è il quarto quinto nella scala dei portieri. E vediamo appunto Caprari intimito da questo manone di Viviano. Anche Bizzarri però ieri ha avuto una buona prova, anche per lui degli interventi. Beh, l'ha avuta decisivi. Con qualche indecisione su Budimir, su Quagliarella, su Budimir. Sì, però ha fatto pure un errore che poi è costato l'espulsione di Coda. E poi un paio di cosettine nel secondo tempo, all'ultimo istante.
lì magari non era tanta colpa sua, però è stato salvato da Brugman sulla linea. Sì. Ecco, un ragazzo di cui si parla poco è Brugman, invece secondo me è uno dei punti di forza di questa squadra, che ovviamente però ha le sue caratteristiche, per cui intorno bisognerebbe essere un pochettino più, come diceva lui, spaccalegna che non fiorettisti. Brugman ha avuto un intervento prodigioso. Sì, ha salvato, eccolo qua, ha salvato un gol fatto, l'arbitro fischia, l'ultimo secondo. Ha salvato un gol fatto che sarebbe stato il gol, un gol beffardo, un gol bruttissimo da incassare. Adesso è finito il posticipo, abbiamo notizie definitive, è finito, quindi rivediamo la classifica aggiornata. Milan è secondo. No, non ancora, no, ancora non è finita, comunque. Comunque il Milan è secondo. Sì, tra poco vedremo la classifica aggiornata, vediamo se è possibile vedere la classifica o della Serie A o della Serie B, perché comunque vorremmo anche dare un'occhiata a questo campionato. Ecco qui la B. Vediamo la classifica della, cioè i risultati della giornata in Serie B, vediamo anche la classifica perché c'è stato un ribaltone in testa, perché il Verona ha surclassato il Cittadella, appunto balzando in testa alla classifica. Cosa dire di questo campionato? Tu lo segui, Antonio? Sì, abbastanza. Ero a vedere il Cittadella lì, ogni anno il campionato di Serie B ci regala la sorpresa, così, perché magari fanno una preparazione più leggera, perché magari poi con l'entusiasmo portano avanti il campionato e delle volte riesce anche bene. Il Verona avrei piacere perché sarebbe un'altra di quelle squadre che fa un anno di B e risale, e magari è bello per l'importanza della squadra. Sì, Verona ha battuto l'Ascoli dell'anno scorso in Serie B. Ha battuto l'Ascoli per 4-1 con doppietta di Pazzini, che è un po' il protagonista di questa Serie A. Secondo Serie B è saltato. Andiamo sempre lì. Il Verona in Serie B non vuole rischiare di sbagliare. Siccome dall'anno scorso ha perso Toni, si era cautelato già con un erede all'altezza. Io ho giocato un anno a Verona. Sì, come è andato? È nato mio figlio. Con Cadea allenatore. Cadea allenatore, giusto, erano gli anni di Cadea a Verona. Nell'83-84. Torniamo ai risultati, vediamo anche il Frosinone di Marino che vince. Sì. Oggi ha vinto alla grande, ha vinto 3-1. Sì. 3-1. Sì. Andiamo ai risultati di Dino D'Angelo, la classifica, vediamo sì, il Frosinone, ecco qui. Il Frosinone che ha battuto il Bari di Stellone, quindi comunque è un ex a confronto con il Frosinone, 3-1, e c'è un altro ex del Pescara in questa categoria, Baroni con il Benevento, che però non ha avuto la meglio sulla Virtus Entella ieri. Vogliamo aggiungere qualcosa su questi Il Benevento comunque è una delle, insieme al... La Cittadella è una delle sorprese. Ieri addirittura era in vantaggio, poi è stato rimontato perché l'Entella quest'anno sembra addirittura più solido dell'anno scorso, anche se ha qualche passo falso l'ha avuto. La cosa che mi sorprende del Benevento, essendo squadra di Baroni, è che quest'anno va quasi meglio in casa che fuori, contrariamente alla storia di Baroni, e soprattutto i gol ne becca troppi per le abitudini, Baroni, per come conosciamo noi Baroni. Però è un fatto che squadra esordiente, neopromossa, è lì in zona playoff. Cioè Vigorito, il presidente Vigorito. Sì, è anche ambiziosa. Anche ambiziosa. Tutto il mondo ha le eliche. Dopodiché Verona e Carpi, piano piano, il Verona è già arrivato, il Carpi è lì. Penso che saranno destinate a fare... La delusione è sempre Bari e Cesena. Bari e Cesena anche quest'anno, partenza falsa. E non so chi delle due, se una delle due... Anche il Trapani, ultimo. Il Trapani l'anno scorso ha avuto un exploit, secondo me, irripetibile, perché io resto dell'idea, l'anno scorso lo scrissi anche, che era una squadraccia.
che però per una serie, per una congiunzione astrale, a volte nel calcio capita. Qualche anno fa ci fu il Latina che perse lo spareggio per la Serie A con il Cesena, l'anno dopo andò a fare i playoff. Il Trapani, siamo lì, l'anno scorso aveva Scognamiglio, gli ha fatto 7 gol. Sì, aveva un paio di giocatori che sembravano miracolati. Dopodiché uno lo perdi, l'altro non si ripete. No, poi sai cos'è? Quando vai così bene, ognuno si sopravvaluta. Sì. E sopravvalutando si e soprattutto forza. La piazza, perché no. Adesso lì. Io che sono un cretino, quando a Catanzaro sono arrivato sesto in Serie A e quindi ero sulla bocca di tutti, eccetera. Ma mica solo io. Io ho detto: ma quanto sei bravo, Bruno, bravo. Il presidente ha detto: sei bravissimo, Renzo, che era lui, e quell'altro bravissimo. Sì, e siamo andati a fondo tutti qua, perché la realtà di Catanzaro è di 80.000 abitanti senza mezzi, ed era il miracolo, era quello che avevamo fatto prima. Non quello che, che avremmo dovuto fare. Quando siamo andati a Trapani per la finale playoff, mancava la rifinitura per la statua a Cosmi in piazza. Sì. Adesso quasi ci mettono la forca, hanno bruciato la macchina, lo insultano sotto casa, per dire l'ambiente non li sta aiutando. Ma anche, in questo momento. Anche l'esempio del Latina, per esempio, il Latina è quell'esploa quell'anno, ma poi se non c'è solidità a livello organizzativo, io non parlo di numeri. Sì, ma sono cittadine piccole, poi pretendo. Ma se il Castel di Sangro, quando mi ricordo Milan andò in B e cominciò a perdere 5.000 abitanti di montagna, ti ricordi che si a contestare, a fare Castel di Sangro, fai la B, hai giocato con l'Inter in Coppa Italia, stai a contestare, che vuoi contestare? Con le pecore? Se mi sento, è stato un bel sogno finché è durato. Stava parlando invece del Latina. Sì, no, il Latina è l'esempio allenato da Vivarini, ex. Sì, è l'esempio del probabilmente che dietro un anno poi fatto in quel modo, se non c'è poi la solidità di organizzazione, io ho delle persone che sono molto vicine e quindi diventa difficile poi ripetersi. Ti dici bravo e ancora peggio. È ancora peggio, quest'anno il Latina la vedo una delle squadre che purtroppo soffrirà tanto. Andiamo alla Serie A, torniamo a vedere la classifica aggiornata e poi cambieremo categoria. Roma e Milan appaiate al secondo posto a ridosso della L'Inter Juventus. Quindi questa Juventus non sembra L'Inter poi così irraggiungibile, Walter? Se non la fanno giocare un paio di settimane, secondo me qualcuno si avvicina. Ma se la fanno giocare come tutte le altre, se gioca 38 partite, secondo me solo se si mettono in sciopero non vincono il campionato con 10 punti sulla seconda. Il problema è del tecnico che non sa chi mettere la domenica. No, il problema è che non sa chi fare fuori. Quindi chi mette? È un altro pianeta, anche se qualche problemino l'ha avuto, ma adesso se recupera come sembra ormai a posto, insomma, se recupera bene anche Marchisio, credo che il distacco aumenterà ulteriormente e del resto. Ma secondo te può competere col Bayern Monaco, col City? Non lo so, dal mio punto di vista il centrocampo non è all'altezza di due anni fa e dell'anno scorso, quindi è una squadra che è migliorata molto lì davanti anche come possibilità di variare di scelta, che ha inserito un paio di uomini di grandissima esperienza internazionale come Dani Alves. Però Pjanic, secondo me, ancora non Allegri non entra in piena sintonia. Tu le alternative. Che squadra? Del Pescara, andiamo in pubblicità. Guarda, non si può scherzare. Ma anche di tutte le squadre abruzzesi, però. Pescara per la Serie A, perché parliamo di Serie A, ma poi io ti ci mancherebbe altro. Pubblicità. E torniamo alla Domenica Sportiva per aprire la pagina della Lega Pro, rivediamo i risultati e la classifica. Albino Leffe Feralpi nel girone B, questo è il girone B, Albino Leffe Feralpi Salò 2-2, Fano Ancona 1-1, Forlì Parma 3-5, Gubbio Maceratese 0-1, Lumezzane Modena 0-0, Mantova Bassano 1-4, Padova Reggiana si disputa domani alle 20:45, Pordenone Sant'Arcangelo 3-3, San Benedettese Sud Tirol 2-2, Venezia Teramo 3-1. La classifica
Bassano 18, insieme a Venezia e San Benedettese, Ferrarpi Salò, Pordenone 17, Gubbio 16, Reggiana, Parma 15, Sant'Arcangelo 14, Padova, Albino Leffe, Modena, Maceratese, Ancona 10, Lumezzane 9, Sud Tirol, Teramo 7, Mantova, Fano 6, Forlì 2. E il Teramo è caduto dopo 4 risultati utili consecutivi a Venezia. Vediamo il servizio su questa partita che ha preparato Paolo Durante. Dopo 4 turni positivi, una vittoria a 3 pari, arriva il primo stop per il Teramo della gestione Onofri. Eppure il diavolo al penso di Venezia prima accarezza il successo con il vantaggio di Ilari, splendido il suo gol, poi sfiora il raddoppio con Boulevardi, quindi incassa il pareggio nel primo tempo per poi naufragare nella ripresa. Nel complesso il 3-1 per i lagunari è eccessivo, ma va detto che quando il Venezia di Pippo Inzaghi decideva di spingere sull'acceleratore, il Teramo andava in difficoltà. Peccato solo che il terzo gol sia arrivato nel momento di maggiore pressione dei biancorossi vicini al pari in 2 occasioni. La partita. Nel Teramo diversi indisponibili, Carcalis, Fratangelo, Orlando e Jefferson. Dirige Luciano di Lamezia Terme. Primi 20 minuti di marca veneta, seppure senza grossi pericoli per la porta di Rossi. E così, dopo una girata in area del Venezia di Di Paolo Antonio, arriva il vantaggio dei biancorossi. È il 23esimo. Ilari arpiona al limite dell'area un pallone e scaglia un sinistro a giro mortifero che colpisce il palo e si insacca. È davvero un gran gol che rivediamo per apprezzarne precisione e potenza. Il diavolo potrebbe far male di nuovo dopo appena 3 minuti, qui Boulevardi da 2 passi colpisce male. Il Venezia trova il pari alla mezz'ora sugli sviluppi di una punizione. Gheco colpisce di coscia un tiro cross di Baldanzeddu sotto misura. I lagunari insistono e fanno sbandare la formazione di Onofri. 35esimo, Marsura si incunea in area, il suo tiro non viene trattenuto da Rossi, la sfera viene allontanata da Dorazio mentre sta per oltrepassare la riga bianca. Il Teramo si salva di nuovo nel finale di tempo. Il Venezia colpisce la traversa su punizione con Pederzoli. Ripresa, il Teramo si presenta con Steffè al posto di Peterman, ma il Venezia al sesto a creare pericoli ancora con Marsura. Reattivo Rossi a deviare e poi a bloccare il successivo tentativo del giocatore lagunare. All'ottavo però il Venezia raddoppia con Fabris, che può colpire comodamente un pallone arrivato dalla sinistra del fronte d'attacco. Davvero tutto troppo facile. Teramo rabbioso al 18esimo, Sansovini impegna severamente il portiere lagunare ad una respinta. 25esimo, ancora Teramo pericoloso con un gran tiro di Scipioni, Facchin sventa in calcio d'angolo. Ti aspetti il pari, arriva la mazzata. 10 minuti al 90esimo, azione di contropiede, palla a Gheco che controlla bene e incrocia il tiro dove Rossi non può proprio arrivare. Venezia 3, Teramo 1 e gara virtualmente chiusa. Nel secondo minuto di recupero da segnalare una parata prodigiosa di Facchin su tiro a botta sicura di Boulevardi. Finisce qua. In classifica il Teramo scivola in zona retrocessione. Sabato alle 14.30 al Bonolis arriverà l'Albino Leffe. Contro una squadra tra le più attrezzate del campionato, destinata anche a traguardi ambiziosi, tutto sommato una sconfitta poteva esserci. Sì, ha fatto anche Onofri ha fatto anche il cambio del modulo, è passato al 3-5-2, però è diventato subito un 5-3-2, ho visto lì, perché spingevano sulle fasce quelli del Venezia, eccetera. E poi Ilari ha fatto questo magnifico Ilari. Gol, e subito dopo Boulevardi, che credo sia del Pescara, poteva raddoppiare, e invece dopo 3 minuti hanno segnato gli altri e si sono imposti, perché molto più forti. Solo che il Teramo ha 7 punti, deve stare attento, perché proprio in piena zona retrocessione, e allora sai, non vorrei che questa squadra un po' così preoccupata si attaccasse ancora e sempre al fatto che abituati ad avere Donnarumma e la Padula, insomma è tutta un'altra realtà, ecco, è tutta una realtà, e deve stare attenta, perché vedi lì mi dà 7 punti e insomma, quindi non si può stare molto allegri. Però ha fatto una buona partita, gli mancavano dei giocatori titolari importanti, insomma. Carcalis era assente, Carraro è stato schierato, sì. Non in campo, Jefferson in panchina. Non c'era. Sì, mancava anche Jefferson. Jefferson. Ma oddio, allora, uno, io non è che sono un grande esperto della categoria, però insomma qualcosa seguo e ho visto anche in prima persona.
Intanto questo è un girone mica male, ci stanno per la categoria diverse corazzate, ci stanno da Modena a Venezia, Mantova che non sta benissimo, Parma che ha ambizioni, Venezia, insomma è un girone complicato. Ancora. E dove comunque alla fine diciamo, il Teramo potrebbe anche dire la sua, secondo me. Da un lato deve risolvere qualche problemino di assetto in trasferta, perché ormai diciamo, sono cambiato allenatore, sono passate diverse settimane, si vede che questa squadra quando si allontana dal Bonolis perde alcune certezze. Adesso da cosa dipende io non lo so, ma succede. Dall'altro è anche vero che probabilmente, essendo stata pensata in un modo e adesso viene gestita in un'altra, magari in certe situazioni, io l'ho vista per esempio col Fano, avversario non dei più impegnativi, e in certi momenti fa spettacolo, è bello da vedere, è una squadra che in campo è gradevole per le geometrie, per i movimenti eccetera. Ma se ne colgono anche alcune fragilità, diciamo, secondo me strutturali, che giustificano la classifica, non direi del tutto, ma quasi. Insomma, forse uno o due punticini in più ci potevano stare, ma gli amici di Teramo, a cominciare dal presidente, credo siano ben coscienti che questa squadra... Che giocano troppo bene, allora. Questa squadra può fare qualcosa di più, ma secondo me ha bisogno di appena possibile, di essere un po' ritoccata. Perché lì davanti, voglio dire, non è che pensavano loro abbiamo preso Sansovini e ci risolve i problemi. Sansovini qualche problema glielo può risolvere in certe situazioni, dopodiché deve essere sostenuto dalla squadra, è un giocatore che se lo fai correre non ce l'hai più lucido e fantasioso negli ultimi 20 metri, e se lo metti negli ultimi 20 metri deve avere dietro qualcuno che lo assiste adeguatamente, ecco. Insomma, coperta un po' corta, per usare una frase fatta. Io sbagliavo i gol perché mi facevano correre e io dicevo non voglio correre, invece corri. E Antonio Ricci segue anche la Lega Pro? No, non seguo, adesso ho visto delle immagini, ma non... E il prossimo impegno lo avrà al Bonolis con la Binolef, che non è un fulmine di guerra, sì. Che potrebbe essere una buona occasione per, come dire, per fare il risultato, recuperare un po' di fiducia e anche dare un bel colpetto alla classifica, perché se non mi ricordo male vincendo il Teramo lo aggancia al Binolef. Sì, rivediamo se è possibile la classifica del girone in Bino, sì, con 9 giornate. C'ha 10 punti, vincendo lo scontro in casa il Teramo va a agganciare la Binolef e di quelle 3-4 anche che stanno... Anche il Padova pure. Il Padova credo che abbia da recuperare qualcosa. Sì. Però ecco, voglio dire... Vincere con l'Albinolef potrebbe essere un bel colpetto per mettersi in una posizione un po' più tranquilla. Rivediamo anche i risultati della giornata nel girone B della... Se è possibile? No? Va bene? L'abbiamo visto. Ok, rivediamo anche i risultati. Per ricordare che c'è Padova-Reggiana da disputare domani. Poi anche per ricordare questo pareggio dell'Albinolef con il Feralpi-Salò di ieri. Bene, vediamo i voti invece, perché Paolo Durante, che ha seguito questa partita, ha dato i voti come sempre al Teramo e al miglior giocatore. Allora, al Teramo Paolo Durante ha dato voto 5, la squadra gioca troppo abbottonata e reagisce solo quando viene colpita dal secondo gol del Venezia. Mentre il giocatore migliore, che è Ivan Speranza, ottiene solo un 5,5. Un vero capitano, dice Durante, riesce a trasmettere sicurezza ai compagni, l'unico forse a salvarsi dal naufragio biancorosso. Si può severo. Parlare di naufragio, forse è naufragio, davanti a una squadra completa. Era comunque sul campo del Venezia, una società che credo abbia investito
abbastanza. C'è Garofalo, c'è il giocatore che ha giocato sempre. Sì, sì, no, ma dico. Agueio, il giocatore che ha segnato. Non vorrei, non vorrei fare una battuta antipatica, ma insomma, con quelli che hanno speso sul mercato si comprano lo stadio di Teramo con tutti i dintorni. Voglio dire, diamo anche un valore ai soldi. Prima parlavamo della Juventus, le grandi di Europa sono grandi perché hanno grandi budget, le grandi in Italia sono grandi perché hanno grandi budget, e questo vale per il Venezia. Io adesso, Paolo ne sa molto più di noi ovviamente, ha visto una prova, però se il migliore prende 5,5, non mi viene da riflettere sul Venezia, allora non è vero che il Venezia sta corazzata, che dicono, sembra quasi che sia stata colpa del Teramo, non merito del Venezia questo risultato. Vediamo il profilo Facebook di Rete 8 Sport, ci sono dei messaggi dei nostri spettatori. Buonasera a tutti, grande Bruno Pace, forza Pescara. Dare un messaggio, il messaggio molto di Davide. Grande Bruno Pace, scusate, ma un attimo prima il fallo di coda, non c'era il fallo su Bizzarri. Sì, ma torniamo a parlare del Pescara. Ma non c'è il replay. No, non c'è il replay. Ah, ecco, un'altra, c'è un'altra di Tullio. Rita, buonasera. Rita scrive: anche Cardi sbaglia rigori e gioca nell'Inter, ci può stare che capiti a Caprari, che è sempre il migliore in campo. Comunque il Pescara in zona salvezza, la metterà fino alla fine. Cosa ne pensa che il grande mister Bruno Pace? Grazie, grazie Rita. Finalmente si sono ricordati di scrivere quello che avevo proposto io. Che prima, sei grande, no? Prima di venire qua, no? No, dimmi, che devo dirmi, Dimmi. Se il, Rita chiedeva se il Pescara, insomma, che è in zona salvezza, diceva che bisogna comunque perdonare Caprari perché anche sì, i grandi sbagliano. No, perdonare chi tira un rigore sbaglia, non è mai. Poi Caprari ha anche fatto degli ottimi spunti, tiri in porta, eccetera. Questo è un vizio che hanno, è un difetto che hanno i giornalisti, lo dicevamo prima, perché loro vedo 7-7-7-4 perché ha sbagliato un rigore, ma non è così, ho sbagliato un calcio d'angolo. E quindi per me ci possiamo salvare, bisogna ridare però un ritocchino, bisogna crescere insieme come squadra, perché se tu vuoi far crescere individualmente tutti i giocatori ne sono troppi da far maturare, invece proprio la mentalità di una squadra deve capire che è tosta la Serie A, bisogna prima stare un pochino a te, rinunciare forse a qualche ricciolo di troppo e però insomma sentire il tosto, perché solo così ti puoi salvare. Tornando al Teramo, ieri comunque tante occasioni create, è una squadra viva, Walter, sì, o ha bisogno di essere rinforzata secondo te? Lo dicevo prima, secondo me è una squadra diciamo all'altezza del compito, via, però è una squadra che indubbiamente diciamo, non si può permettere di abbassare la tensione un attimo, come organico magari qualche ritocchino, come dicevo prima, servirebbe, perché vedo, cioè, lì se togli uno o due dei tasselli fondamentali, questa squadra diciamo, perde moltissimo di compattezza, di solidità, di organicità, insomma non è che poi dopo tu cambi moduli e migliori le cose, spesso cambi moduli per cercare di limitare i danni, quindi sicuramente è una squadra da migliorare un po', però santa miseria, diciamo, al netto di quelle 3-4 che onestamente mi sembrano irraggiungibili, io non vedo perché non possa stare nel gruppone di mezzo, poi l'anno prossimo magari il presidente Campitelli ci regalerà un sì, Teramo, mezzo, un Teramo da nuova avventura al vertice. Che a un certo punto l'individualità viene fuori, insomma. Sì, sì, infatti. E la Juventus ieri stava un pochino affannarsi con l'Udinese, poi Dybala ha fatto due prodezze che esulano dal gioco, se giochi bene, se giochi male, se giochi esattamente. Lo stesso questi, hanno giocatori, lo stesso aveva il Teramo con quei ragazzi che abbiamo citato prima, la Padula e quell'altro, hanno fatto 45 gol in due, insomma. Adesso andiamo in Serie D Girone F, vediamo la classifica, i risultati dopo 7 giornate. Serie di Girone F dove è crollata l'imbattibilità della Vastese.
Alfonsine Sammaurese 1-1, Castelfidardo Pineto 2-2, Chieti Matelica batte Chieti 4-1, Civitanovese Vispesaro 1-1, Fermana Monticelli 2-3, Jesina Agnonese 0-0, San Nicolò Romagna 3-0, San Marino Recatentese 5-4, Abbasto Campobasso batte Vastese 2-1. E vediamo la classifica. Agnonese balza in testa con 15 punti, l'Agnonese di Alessandro Del Grosso, che era qui con noi una settimana fa. Vastese 14 insieme a Matelica, Fermana 13, San Nicolò 12, San Maurese Campobasso 11, Civitanovese Vispesaro 10, Alfonsine 9, San Marino Monticelli Romagna 8, Castelfidardo Jesina 7, Pineto 5 insieme alla Recanatese, Chieti 0 punti. Allora, la Vastese, commentiamo subito, questa sconfitta ci può stare, insomma, una squadra forte ma non imbattibile. È rimasta ancora lì la Vastese, oggi ha perso, visto l'allenatore in una trasmissione oggi pomeriggio, insomma, un nero, come si chiama, nero, grosso, insomma, Gianluca ha detto, era abbastanza tranquillo, la squadra è stata sorpresa da un gol su punizione, e questo insomma poi ci ha fatto un pochino rallentare nell'entusiasmo, nella forza, nella spinta, insomma. Però è a un punto da Alessandro Del Grosso, sì, dal nostro amico Alessandro, e quindi insomma è sempre lì, il campionato è appena iniziato, non è... Poi sta venendo fuori il Matelica di quello che era del Pescara, Vittorio Esposito, ha fatto delle giocate, ho visto, pure lì ha vinto col Chieti, ha vinto. Uh-huh. E poi anche sta venendo Epifani con il solito San Nicolò che a 12 punti, oggi ha vinto in casa contro il Romagna Centro. Vediamo proprio il servizio su questa partita. Il San Nicolò si sblocca anche tra le mura amiche, dove finora aveva rimediato solo due pareggi e una sconfitta. Dopo il successo per 3-0 di Recanati della scorsa settimana, Petroni e compagni concedono il bis superando il Romagna Centro con lo stesso risultato. Vittoria mai in discussione per la squadra di Epifani, che dopo essere riuscita a sbloccare la partita non ha sofferto praticamente nulla. Avversari troppo fragili i romagnoli, che vantano l'età media più bassa del campionato. Il giocatore più anziano è l'attaccante Ferri, appena 24enne. Per il resto sono ben 6 i ragazzi nati tra il 96 e il 98 schierati nell'11 titolare. Dopo una lunghissima fase iniziale di studio, la partita si accende all'improvviso intorno alla mezz'ora. Al 29esimo Stivaletta potrebbe approfittare di un errore in fase di rilancio della difesa ospite, ma calcia debolmente tra le braccia del portiere. Al 34esimo Bisegna ha l'occasione propizia sull'imbeccata intelligente di Napolano, abile a soffiare il pallone a Gori. Il numero 10 calcia di forza ma trova la bella risposta di Bissi. Due minuti dopo arriva il gol del vantaggio. A segnarlo è Stivaletta, che vince un rimpallo in area e fredda il numero 1 avversario. Il raddoppio arriva al minuto 41 ed è un'autentica prodezza. Napolano alza la testa e sferra un destro micidiale da 40 metri che si infila nel 7. Gol da cineteca del fantasista, sommerso dall'abbraccio di tutti i compagni. Nella ripresa il San Nicolò va subito alla ricerca della rete che chiuderebbe il match. Dopo due minuti la prima conclusione è di Bisegna, che chiama Bissi all'intervento con i piedi. Il Romagna Centro è totalmente incapace di reagire, se si esclude un bel tentativo di Bussaglia al terzo minuto, che non trova l'angolo più lontano per questione di centimetri. I biancazzurri invece continuano a martellare, spinti soprattutto dalla voglia di Bisegna di scrivere il suo nome nel tabellino dell'incontro. L'esterno ci prova anche su punizione al 15esimo, ma il suo sinistro sfiora solamente il palo. Per il gol però c'è da aspettare poco. È il 18esimo quando il sinistro potente dell'ex Avezzano non lascia scampo al povero Bissi. Per i teramani la fase finale è semplice accademia. Al 39esimo cerca gloria anche Traini, imbeccato dal neo entrato d'Egidio. Bissi questa volta dice di no. E al 41esimo l'impegnatissimo portiere ospite nega la doppietta personale a Napolano. Finisce con la vittoria del San Nicolò, che scala posizioni in classifica e irrompe in zona playoff a soli 3 punti dalla vetta. Ora un risultato perentorio quello del San Nicolò, però un avversario anche abbastanza facile. Facile. E beh, mi diceva Walter che si tratta di una scuola calcio che ha
la prima squadra che fa questo campionato impegnativo, che è l'interregionale. Poi c'era tutta la scala dei giocatori, insomma, esordienti, giovanissimi, Pulcini. È una scuola calcio. Come la classica società dilettantistica, diremmo. Dilettantistica. No? Sì. Quindi non, hanno, non danno molta importanza evidentemente al risultato, ma alla valorizzazione dei suoi componenti, insomma, penso io. Il San Nicolò è una società solida, Walter, che ha continuità negli obiettivi, nei risultati? Sì, è, come si dice, una società, innanzitutto una struttura molto ben fatta, organizzata, che quindi diciamo, raramente si fa cogliere impreparato da, diciamo, nella gestione della stagione, vuoi che sia per allestire l'organico che non per far fronte a emergenze. Dopodiché hanno i piedi bene a terra. Hanno avuto un paio di volte, 2 anni fa, l'occasione del grande salto, ma al contrario di quello che è successo da qualche altra parte, l'anno dopo sono ripartiti con grande umiltà e tranquillità, e soprattutto poi c'è il valore aggiunto che io sono un po' di parte, perché oltre che esserne un buon amico, ne sono un grandissimo estimatore, ma c'è Epifani che indubbiamente... Indubbiamente aggiunge qualcosa a questa squadra in termini di sagacia, in termini di mestiere, di esperienza, di intelligenza nella gestione e anche di capacità di scouting, perché da quello che so partecipa molto alla selezione, diciamo, dei ricambi, dei movimenti dei giocatori. E avere un allenatore che sa darti le dritte giuste anche... Sì, a questi poi livelli. C'ha anche un'altra qualità, siamo stati a cena insieme la settimana scorsa, sa ascoltare. Mentre io chiacchiero sempre, lui sa ascoltare. Una bella nota, soprattutto con te, insomma, che ami molto parlare. No, io capisco quando uno non devo parlare. Sa ascoltare, anche se non è d'accordo, non dice niente, prende lo spunto da tutto quello. È un ragazzo maturo. Anche. Tu lo conosci perché è un appassionato di calcio a 5, lui veniva a vedere le tue partite. Ha giocato, gli piace tanto anche il calcio a 5, quindi è presente, almeno presente in ogni partita di Serie A, quindi di massima per studiare, espressione, per studiare, secondo me viene non solo per il piacere di guardare, ma secondo me viene, e tante volte anche nelle chiacchierate che ci facciamo lo vedo sempre interessato, come se mai potesse prendere un piccolo spunto da riportare, quindi sì. Quindi secondo te lui attinge dal calcio a 5 anche per i suoi schemi? No, è una persona che gli piace, secondo me, come dici, ascolta. Come ci piace anche nel basket, la zona pressing si andava a nasceva vedere. Lì, sì, no? Sì, quello è importante, insomma, comunque. E sempre nel girone F, ancora una sonora sconfitta per il Chieti contro il Matelica. Paolo Durante. Dura meno di mezz'ora la resistenza del Chieti contro un Matelica affamato di punti dopo lo stop interno di domenica scorsa. La formazione marchigiana, guidata dal nuovo tecnico Antonio Meco Monaco, tra l'altro teatino doc, non era in panca in quanto squalificato, segna 3 gol nel primo tempo e poi gestisce la partita nella ripresa, contrassegnata da un gol per parte per il 4-1 finale del Chieti. Che dire, durante la settimana e prima della gara ci si spera sempre, anche perché si parte da 0-0. Sul campo però ci si rende conto che la volontà da sola non basta. Il campionato del Chieti sembra oramai segnato. Dopo 7 giornate, 0 punti e 24 reti incassate. Giocare diventa una salita insormontabile per ragazzi che comunque danno quello che possono sul campo, pur con tutti i loro limiti. Anche fuori il clima è desolante, la curva Volpi è vuota, ma stavolta i tifosi hanno lasciato un eloquente striscione contro la società. E veniamo alla partita. Pronti via e il Matelica chiarisce cosa è venuto a fare all'Angelini. 5° minuto, azione avvolgente dei marchigiani, palla a Boldrini che pennella un cross per l'accorrente Esposito, grande ex, in panchina ce n'è un altro, Borgese, che di testa inzacca, lui che gigante non è. Colpito a freddo, il Chieti fatica a costruire una reazione degna di nota. Al 18° sfera in area marchigiana con tiro conclusivo di Genovese che si infrange sulle gambe di un giocatore ospite. Al 25° nuova accelerazione del Matelica e raddoppio. Pera addomestica un pallone in area, incrocia benissimo gonfiando di nuovo la rete. Gli ospiti insistono, vogliono chiuderla e continuano a spingere. Al 29° Trozza commette fallo in area su Esposito, l'arbitro fischia il penalty e sanziona con il giallo il giocatore del Chieti. Dal
dischetto Pera segna la sua doppietta e il terzo gol del Materica. Con le immagini passiamo alla ripresa. Il tecnico del Chieti Mariani tenta di dare vivacità alla manovra offensiva, sostituisce Ceccarelli con Faccini, neoacquisto insieme a Botticini che ha giocato a centrocampo dall'inizio. Nei primi minuti qualcosa si vede, il nuovo entrato con una punizione potentissima impegna severamente l'estremo difensore marchigiano in calcio d'angolo. Al sesto Chieti ancora pericoloso su corner, Zetti colpisce di testa ma il pallone è smorzato e arriva docile tra le braccia di Marcantognini. Iniziano i cambi, nel Chieti entra Alessandroni per Botticini, al 19° Materica vicino al poker ancora con Pera, bravo Mecca ad opporsi. Al 30° il Chieti accorcia proprio con Alessandroni, il giocatore è il più lesto di tutti a spingere la palla in rete. Una bella soddisfazione per i giovani del Chieti, la gara però non è riaperta perché meno di 2 minuti dopo il Materica risponde con il 4° gol realizzato da Galli, anche lui appena entrato al posto di Baldinini. Poco dopo viene anche allontanato dalla panchina il tecnico del Chieti Mariani. Si gioca al piccolo trotto fino al triplice fischio di Luciani di Roma 1. Nel prossimo turno Chieti in casa del Monticelli, il Materica riceve il San Marino. E parliamo adesso del girone G della Serie D con il quadro risultati e la classifica. Oggi l'Aquila ha ottenuto un importante successo a casa in casa del Città di Castello. Vediamo i risultati delle abruzzesi. Avezzano sconfitta casalinga, molto discussa, con il latte dolce per 1-3, mentre dicevamo l'Aquila che ha strappato la vittoria alla Città di Castello al photo finish. Vediamo il servizio di questa partita. Primo KO per il Città di Castello della gestione Silvano Fiorucci, con l'Aquila che incassa 3 lingotti d'oro grazie al gol in extra time di Bartoccini. Inutili ai fini del risultato gli sforzi dei padroni di casa per difendere il pareggio. Alla fine i 3 punti se li aggiudica la squadra di Massimo Morgia. Primo tempo di predominio aquilano, con il passare dei minuti la squadra di Morgia guadagna terreno, alza il baricentro che crea pericoli ad un Città di Castello che cerca di difendersi come può. Al 17° Minincleri a creare scompiglio dalle parti di Simone con un tiro insidioso, ma il portierino del Città di Castello evita il peggio. Al 22° altro tentativo di Zane su calcio di punizione, ma il numero 10 rossoblu non c'entra il bersaglio. Al 24° tiro cross di Sieno respinto con i pugni da Simone in uscita di sicurezza. 26° ancora l'Aquila in attacco, appoggio di Dictevicius per Russo che tenta il pallonetto ma palla che si spegne oltre la traversa. Si riparte nel corso della ripresa al 5° minuto con il Città di Castello pericoloso in zona gol, con Mancinelli che recupera palla, serve l'assist per Capitan Missaglia che però non riesce a concretizzare. Passa 1 minuto e ancora Città di Castello in avanti con Missaglia che ricambia la cortesia dell'azione precedente con Mancinelli che non sfrutta l'occasione propizia. Al 10° minuto la risposta della formazione aquilana sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Ganci, è il solito Minincleri a tentare la battuta ma il suo tiro non crea gli effetti sperati. Al 14° traversone dalla destra di Missaglia, uscita dai pali di Farroni che respinge palla ma al tempo stesso va a scontrarsi con il compagno Pepe, con entrambi che rimangono a terra per qualche secondo a causa del contatto fortuito fra i due. Al 26° brividi per il Città di Castello con Russo che colpisce il palo ma l'assistente dell'arbitro Rainone Di Nola aveva ravvisato una posizione irregolare dell'attaccante rossoblu. Al 43° ci riprova Minincleri ma la sua conclusione non inquadra lo specchio. Il Città di Castello difende con le unghie e con i denti lo 0-0 fino al 91° quando un'incornata vincente di Bartoccini su cross al bacio di Russo consente alla squadra di Massimo Morgia di passare alla cassa ed ottenere l'intera posta in palio. Un bel risultato questo dell'Aquila. Sì, è già la seconda vittoria di fila, sì. Ha vinto col l'Anusei la settimana scorsa, sì. Quindi insomma, adesso è passato dalla parte sinistra, è il quinto sesto, insomma. Bene. Quindi sulla giusta strada l'Aquila, sì. Walter. Sì, sì, beh, oddio, è evidente che diciamo, in questa categoria l'Aquila ci deve essere solo di passaggio. È anche vero che poi uscire da questa categoria non è facile perché i posti nella categoria superiore non è che siano tantissimi, ma l'Aquila
indubbiamente di diritto deve provarci, diciamo, deve stare fra quelli che ci provano. E piano piano, insomma. Chi è in crisi l'Avezzano, ha perso 3-4 partite di field. Sì, era partito, forse aveva pure illuso un po' all'inizio, era partito col vento in poppa, sembrava che dovesse fare qualcosa, adesso accusa qualche battuta a vuoto. Bene, allora possiamo chiudere qui la pagina del calcio per aprire quella della pallacanestro in serie a due girone esti. Lega 2 girone est è stata una giornata negativa per le due abruzzesi. Vediamo il quadro dei risultati che ci viene proposto dalla regia. Ferrara Roseto Sharks 95-72, Trieste Proger Chieti 78-52, quindi sconfitte pesanti delle due squadre abruzzesi, mentre nella Serie B, ecco, vediamo anche la classifica, restano ferme rispettivamente a 4 e a 2 punti Roseto Sharks e Proger Chieti, mentre in Serie B nel girone C si è giocato un derby oggi in Abruzzo, si è giocato il derby tra allora siamo al girone C, scusate, allora andiamo prima al girone C, Termo Basket Sport e Cultura Patti 70-60, quindi una vittoria importante per il team di coach Piero Bianchi. Vediamo la classifica, non ci soffermiamo sugli altri risultati, dicevamo una vittoria importante, la seconda su tre partite. Adesso andiamo al girone D della Serie B, dove dicevamo si è giocato un derby 75-63 e finito Giulianova We Are Ortona. Altra partita che ha riguardato una squadra abruzzese, il Campli, che si è imposto su Rimini per 77-69, e l'Amatori invece è stata battuta a San Severo con il punteggio di 82-64. E veniamo al calcio a 5, così veniamo anche velocemente i risultati della giornata, la classifica della giornata, Campli è prima, seguono tutte le altre dal Giulianova, poi Amatori Pescara e tutte le altre, insomma Ortona. We Are Ortona con 2 punti, insieme a Paiata 2 punti insieme all'Amatori Pescara. Allora, avevamo già preannunciato il calcio a 5, oggi in Serie A si è giocato il derby tra Pescara e Acqua e Sapone Unigrossa, una partita molto attesa, un risultato pesantissimo in favore dei biancazzurri, Antonio Ricci, un 7-1, ecco qui vediamo anche i risultati della giornata, un risultato forse inatteso per un derby, due squadre forti con grandi ambizioni, ci si aspettava magari un match più equilibrato? Era da tempo, penso che non c'era un risultato nei derby così, sì. Anche negli stessi derby dell'anno scorso, con anche la mia amata Montesilvano, insomma eravamo 3 squadre, sono stati diversi i risultati. Oltretutto l'Acqua e Sapone era anche andata vantaggio. In vantaggio. Diciamo che il risultato un po'... la dice un pochino sull'approccio alla gara, che da parte del Pescara è stato quello solito e forse qualcosina in più che necessita un derby come questo. Uh-huh. Acqua e Sapone invece l'ha affrontata secondo me un po' come una partita come tutte le altre. Uh-huh. E non è stato così per loro. Ricordiamo che le reti sono state realizzate da Jonas dell'Acqua e Sapone al secondo minuto del primo tempo, poi doppietta di Rosa, un tuo ex giocatore, poi ne parleremo, al 7° e 12°, poi vediamo se è possibile vedere le immagini di questa partita, al 14° Salas, al 18° Caputo, ancora al 9° minuto della ripresa Canal, seguito al 12.59 e a 13.14 ancora da Rosa. Rosa, che è un tuo ex giocatore appunto del Montesilvano l'anno scorso, bomber nel Montesilvano, e si preannuncia bomber anche in questa stagione, sì, a Pescara. È un ragazzo del 95 e a parte sono felicissimo per lui, perché è un giocatore che
ho voluto fortemente e scelto io direttamente dall'Argentina, quindi mi rende ancora più felice questa cosa. E sinceramente non è un caso, poi non segnerà ovviamente 4 gol in ogni partita, ma sarà un giocatore determinante per la stagione del Pescara. Sentiamo cosa hanno detto i due tecnici Colini e Fuentes al termine di questo derby, intervistati da Roberta Valerio e Orlando D'Angelo. Aspettava una grande prestazione, le assenze erano da noi e da loro, non ci scordiamo Lima e Ruiz, quindi le due squadre non avevano l'organico al completo. È stata la partita vera per un quarto d'ora, poi il doppio colpo, uno anche fortunato nostro di vantaggio, ha un po' fiaccato la squadra avversaria. All'inizio stagione può succedere, abbiamo visto tutti i risultati strani, per cui non prenderei troppo sul serio questo risultato. Dove crede che possa arrivare il Pescara? Le due squadre possono puntare ai titoli, queste due squadre qui. Resta da convincere il caos e la Luparense. Dopo, nei momenti importanti, conta chi sarà ben rodato e chi eventualmente lo fosse adesso vuol dire che non ha lavorato bene. Noi siamo un cantiere aperto, loro anche e anche altre squadre. Valutiamo più avanti, sono risultati che purtroppo servono a poco, perché abbattersi non serve e esaltarsi è ancora peggio, per cui valutiamo le squadre al giro di boa. Un roster importante, quello del Pescara Calcio a 5, però diciamo un po' la stella di questa partita è stato un ragazzo molto giovane, in particolare Mati Rosa, poker per lui, un commento. Beh, ha messo dentro dei palloni che i compagni gli hanno dato, cioè non è che voglio dire, io invece parlerei di tutta la squadra, della tenuta mentale nei momenti difficili. Poi un caso che abbia fatto lui il gol, io l'avevo cambiato due volte, avevo chiamato il cambio, si è trovato la palla del gol, quindi non andiamo a trovare il mero. Sì, comunque siamo contenti di Mati Rosa, che ha giocato con personalità, quello sì. Noi siamo contenti con il risultato, perché abbiamo preso 7 gol, è tantissimo, no? per noi, però dobbiamo accettare la critica con umiltà e sappiamo che dobbiamo migliorare molto. Siamo una squadra nuova, stiamo lavorando 2 settimane fa tutti insieme, avviciniamo un po' di tempo, però come ti dico, sicuro che con il tempo staremo lottando per lo massimo. Adesso è un momento di mantenere bene la calma, analizzare che è successo, e allenare e non c'è più, già levantare la testa, e preparare la prossima partita e lottare al massimo come sempre. Che cosa puoi salvare da una serata come questa della partita dei tuoi ragazzi? Bueno, dentro del campo non è facile, no? Abbiamo fatto molte cose che dobbiamo migliorare. Però io mi porto a casa l'attitudine di tutti i giocatori che hanno dato tutto, hanno lottato fino alla fine, e questo è molto, molto importante, no? Perché questa è la base per migliorare il giorno di domani, e con questo lo mi porto a casa, no? Sappiamo che è una partita importante, però non lascia di essere una partita la seconda giornata del campionato, questa acaba di iniziare, il campionato è lungo e sicuro che lo daremo per stare allo massimo e per dare alla Guasapone una grande allegria. Antonio Ricci, molta umiltà da parte di entrambi gli allenatori, Fuentes dice dobbiamo lavorare molto, Colini frena, non ci esaltiamo per questo risultato. Se il risultato fosse stato 7-1 per l'Acqua Savone avrebbero detto esattamente le stesse cose al contrario, e tutte e due hanno, nelle interviste, insomma, hanno fatto bene il loro lavoro da allenatore. Io da fuori dico magari un po' più che il Pescara ha fatto un grande approccio alla gara, già sembrava una squadra pronta, e è vero che è merito di tutti gli altri, perché Mati Rosa ha segnato 4 gol, ma ha dei grossi meriti anche individuali, ed è giusto che dopo una sconfitta così pesante Fuentes, e si vede ancora che è un cantiere aperto quella squadra, è giusto che dia calma ad un ambiente, perché il risultato è un risultato di quello che pesa. Poi fortunatamente credo che il prossimo turno casalingo è un turno
che gli potrebbe dare respiro. Chi ha più tifosi tra le due squadre? Guarda, qui in Abruzzo più che il tifoso c'è l'amante di questo sport, che lo ritrovi a vedere tutte le partite. Sì. Oggi comunque pienone al palazzetto, al Palarico Piano, 1600 spettatori presenti, 400 rimandati a casa per mancanza di posto e 600 visualizzazioni su YouTube, quindi veramente è un successo crescente quello del pubblico per il calcio a 5 e in questo caso in particolare per questo derby Pescara Acqua e Sapone. Ricordiamo anche il volley, ha giocato ieri la Sieco in Pavida Ortona, si è arresa in casa al Santa Croce, alla Chemas Lamipel Santa Croce per 1-3 dopo 4 set molto combattuti e molto pubblico. Vediamo qui prontamente con Dino D'Angelo in regia i risultati della seconda giornata nella serie A2 maschile. Ecco qui 1-3 il risultato conseguito dagli uomini del tecnico Lanci. Noi abbiamo pochissimi minuti, ecco, si vediamo anche la classifica, rimane insomma, a quota 2 la formazione ortonese. Vogliamo ricordare anche i set di questa gara, 25-20, 20-25, 20-25, 22-25. Siamo in dirittura d'arrivo con Bruno Pace, analizziamo velocemente anche con Walter Nerone il prossimo impegno del Pescara a Udine. Con l'Udinese domenica alle 12.30. Ma io ti rivedo, parto dalla partita di ieri e io sono ottimista, vedo intanto la squadra che si è compattata in 10 e mi è piaciuto moltissimo e poi insomma io vedo abbastanza bene, vedo in crescita parecchi giocatori. Udinese con Del Neri che ha tanto da dimostrare adesso. Sì, beh, Del Neri ha anche qualche rivincita da coltivare, anche se lui per temperamento, per carattere, diciamo, è sempre stato molto metodico, sistematico, cioè non è uomo che entusiasma le folle, non è uomo, però non è nemmeno uomo che trascura dettagli particolari. Non credo fossero i tifosi di Del Nero, no, che è iniziata la festa, quindi tra poco si balla quando chiudiamo. Però ecco, le sue squadre quando girano sono terribilmente ostiche, mi ricorda Maran, insomma, per fare una similitudine. Lui stava a Roma insieme con Cassano, il quale vivace com'era, diceva: ma come faccio io a seguire quello che lei mi dice se io non capisco quando lei parla? Stiamo vedendo l'immagine della gara di ieri. Sì, la gara di insomma, ieri come esordio non male, ha fatto soffrire parecchio la Juventus, anche se diciamo forse la Juventus all'inizio non l'ha presi troppo sul serio a loro. La realtà comunque è che affrontare Del Neri è sempre e comunque diciamo un problemino tattico diciamo di alto livello. Dopodiché sul piano delle qualità complessive tecniche il Pescara non è inferiore all'Udinese, sul piano invece del temperamento, del peso atletico e dell'esperienza l'Udinese ha una storia, la squadra intendo, i giocatori hanno una storia importante, quindi da prendere con le molle, da crederci, e quella partita di ieri un po' autorizza questo ottimismo. Io resto però del parere che il Pescara con squadre come l'Udinese deve cercare di essere, come dire, fotocopia, cioè a cinismo, cinismo e mezzo, a carogna, carogna e mezzo. Se tu non mi fai giocare, io non gioco per lasciarti gli spazi. E dopodiché credo che ci siano più uomini nel Pescara in grado di inventare il colpo che non nell'Udinese. Per chiudere un pronostico di calcio a 5 con Antonio Ricci su Acqua e Sapone Isola e Futsal Isola Pescara e Acqua e Sapone Imola. Credo che tra le due, a prescindere dal risultato di oggi, la partita più abbordabile è quella dell'Acqua e Sapone. Mentre il Pescara,
conoscendo l'ambiente, conoscendo l'allenatore e la caparbietà di quella squadra, giù nel Lazio potrà avere qualche problema in più, anche se sono tutte e due favorite. E noi concludiamo con il calcio a 5 per raccontarvi che il calcio a 5 femminile, il Pescara, Città di Pescara, ha vinto oggi la gara in casa della Trienese con il risultato di 1-3, quindi prima vittoria per le ragazze di Segundo, mentre il Città di Montesilvano ha impattato in casa 2-2 con l'Olympus Roma. Noi ci salutiamo qui, grazie per averci seguiti, grazie a Dino Rangelo in regia, a Diego Martelli alle telecamere, grazie naturalmente a Bruno Pace, grazie, a Walter Nerone e Antonio Ricci. Buonasera, buonanotte, buonasera. Vi aspettiamo qui tra una settimana.